Bentrovati a Toscana Parlamento, il settimanale di approfondimento sui lavori del Consiglio regionale a cura della redazione di Italia 7. In apertura la cultura è stata consegnata ad Alessandro Sarti, regista di Pontassieve, un importante riconoscimento per il suo impegno nel cinema e il suo amore nel raccontare la nostra regione. Nella sala Gonfalone al Palazzo del Pegaso è stata consegnata al regista Alessandro Sarti una targa per il suo impegno nel cinema. Arte, storia, cultura, sostenibilità sono le ragioni che hanno portato il Consiglio regionale ad assegnare il riconoscimento a Sarti per il suo amore per la Toscana, per la sua conoscenza del passato e la sua capacità di leggere il presente. Arte, storia, cultura, tradizione, sostenibilità e per questo, per queste ragioni, per il suo amore per la Toscana, per la sua capacità di saper raccontare chi eravamo ma anche attualizzarlo al presente a partire dal suo ultimo film su un grande toscano, uno dei più grandi, Leonardo da Vinci, abbiamo deciso oggi di conferire una targa, un riconoscimento ad Alessandro Sarti per il suo lavoro di regista e per il suo amore per la Toscana. Alessandro Sarti è un regista toscano che ha interpretato la storia e il genio toscano soprattutto nel film su Leonardo da Vinci. Lo ha fatto con sagacia, con ironia, da toscano, con uno spirito veramente che ci rappresenta. Devo dire che noi, consegnando questo premio, abbiamo voluto sottolineare però anche un aspetto della biografia di Alessandro Sarti che lo vede attivissimo nei confronti delle popolazioni del mondo che hanno più bisogno e si è dedicato in particolar modo a Cure to Children e alle popolazioni del Sahrawi. Quindi il lavoro di un creativo, di un artista che però ha trovato spazio nel suo cuore e nella sua mente anche per tutti coloro che hanno bisogno di un'attenzione in più, e questo gli fa onore. Sono felicissimo di ricevere questo premio, un premio del Presidente del Consiglio regionale, ma anche del Consiglio stesso, e quindi come dire, ha un valore assoluto per tutto quello che abbiamo fatto, che stiamo facendo. Ovviamente si virgolettano le radici e le origini di un lavoro per quella che c'è scritto sulla targa, per la settima arte, per il cinema, con un occhio di attenzione per questa regione straordinaria, la Toscana. Cercare di far vedere le ragioni della bellezza di questa Toscana, che non nasce ieri e per sbaglio, ma nasce attraverso i tanti personaggi e le tante realtà che hanno cercato di valorizzare questa straordinaria regione, e a noi spetta il compito anche di portarla in giro per il mondo, per le bellezze, per le peculiarità, per tutte quelle cose che ci fanno sentire orgogliosi di essere veramente toscani. Apparteniamo a una realtà straordinaria, la storia ce lo insegna, e a noi spetta anche il compito di valorizzare questa storia e le sue bellezze attraverso una delle cose più belle, il cinema in questo caso. Il Sarti un regista gli ho insegnato parecchio io, perché insomma francamente di molte volte lui si metteva, invece di stare dietro la cinepresa, si metteva davanti le prime volte. Io guarda davanti, ci devo stare io, se tu devi stare di dietro. E allora piano piano gli ha imparato, e devo dire che è diventato un ottimo regista, veramente. È sicuramente motivo di orgoglio, soddisfazione. Io ho ricevuto, quando Alessandro mi ha mandato l'invito, ecco, per me è stata una cosa veramente bella, perché sia per il rapporto personale e umano che abbiamo insieme, ma anche perché da un punto di vista anche della sua attività, perché in questi anni i lavori che lui ha fatto si vede veramente che vengono fatti con passione, con professionalità e anche con quello sguardo innamorato che lega un po' il territorio, le storie, i vari film. Quindi è una persona che ha dato molto attraverso il suo lavoro e continuerà a dare. Quindi io come sindaco spero che un giorno verrà fatto anche un lavoro a Regello, legando le nostre eccellenze, penso a San Mezzano, Vallombrosa, l'olio, quindi potrebbe essere un qualcosa come che lega tutte queste eccellenze. E chi non Alessandro Sarti può fare questo, legare le cose a volte possono sembrare non vicine.
Davvero una grande emozione. Alessandro Sarti è un concittadino della comunità che amministro e voglio dire, oltre che essere un amico da tanto tempo, quindi è veramente un onore, un piacere essere qui a consegnare questo riconoscimento. È un riconoscimento meritatissimo rispetto a un lavoro che lui appunto ha condotto in questi anni, che è proprio appunto ci ha aiutato a raccontare, no, la Toscana, la storia, e soprattutto, come dicevo prima, appunto a coinvolgere le comunità che lui ha reso protagoniste all'interno di una pellicola, di una pellicola, perché appunto Alessandro ha oramai da anni intrapreso questa strada. Ancora il cinema, è stato presentato il laboratorio professionale di Sebastiano Rizzo, attore e regista, che si svolgerà a Grosseto e sarà gratuito, rivolto ai ragazzi fra i 15 e i 26 anni. È stato presentato nel Media Center Sassoli di Palazzo del Pegaso il laboratorio professionale di cinema diretto dal regista Sebastiano Rizzo, che si svolgerà a Grosseto dal mese di ottobre a luglio del 2024. È gratuito, si rivolge ai ragazzi tra i 15 e i 26 anni, sarà diviso in due classi e prevede alla fine del percorso la realizzazione di uno o più cortometraggi che verranno proiettati al cinema. Davvero una bella iniziativa, investire sulla formazione, investire in questo caso e sostenere un'iniziativa come un laboratorio formativo per il cinema è qualcosa di bello e di importante. Noi in questi anni tante volte abbiamo detto che dovevamo costruire le condizioni perché i ragazzi più giovani si potessero avvicinare a nuove prospettive, e ringrazio davvero l'organizzazione di tutto questo, ringrazio la collega Spaghi per aver voluto questa conferenza stampa in Consiglio regionale, va esattamente in questa direzione. Investire in arte, investire in cultura, investire nella cinematografia vuol dire investire in libertà, in pensiero critico, nella capacità di ognuno di noi di saper leggere il mondo con le proprie lenti. Ecco perché oggi siamo qui e davvero auguro una buona riuscita della manifestazione. Il progetto è un progetto importante, rivolto soprattutto ai giovani dai 15 ai 26 anni, che si svolgerà appunto a Grosseto, e che vuole dare l'opportunità a questi giovani che non sono nelle grandi città di avvicinarsi a quello che è il cinema. Verrà fatto un weekend al mese, a partire dal mese di ottobre si svilupperà un weekend al mese fino a luglio. Ad agosto verranno montati, ci sarà il montaggio dei cortometraggi, e a settembre ci sarà poi la proiezione di quelli che sono i prodotti. Serve ovviamente ha un grosso, secondo me, un grosso valore di tipo culturale e sociale, appunto perché questi giovani che stanno in periferie possano avvicinarsi a quella che viene chiamata la settima arte del cinema. Un laboratorio che non è fine a se stesso in un weekend, perché insomma credo che si possa imparare poco. Non si finisce mai di imparare neanche negli anni, sinceramente, in questo mestiere come in tutti. Ma questo laboratorio vuole essere continuativo e partire dal mese di ottobre e finire nel mese di luglio, dove alla fine tutti i weekend che faremo in maniera divertente, simpatica, giocosa, cercheremo di imparare come si sta davanti a una macchina da presa, come si scrive un film, come si pensa a un film, e cercando anche di migliorare se stessi, nel senso che imparare a stare davanti a una macchina da presa, che è un oggetto abbastanza particolare, ci si rinforza anche umanamente, fisicamente, da un punto di vista psicologico, rapportarsi con le persone. Il progetto è rivolto ai giovani, quindi la fascia già di età 15, 26, 27 anni, dà l'idea, no, di coinvolgere i giovani in una progettualità che altrimenti non troverebbero fuori dalla porta di casa. Quindi sappiamo bene che sono realtà non accessibili a tutti, sia economicamente ma anche in termini organizzativi. Il laboratorio con il regista, che comunque ha una candidatura al Davide Donatello, che ha un curriculum che voi avete ben definito, dà la possibilità di professionalizzare veramente un'opportunità di crescita che è sia didattica che poi anche pratica. È un progetto che abbiamo fortemente voluto come fondazione, una fondazione interamente privata, finanziata dalla mia famiglia, la famiglia Lamioni, che ha come finalità quella di promuovere il territorio della Maremma, le sue eccellenze e anche di dare opportunità ai giovani. Quindi quando ci è capitata questa proposta da parte di Sebastiano Rizzo, attore e regista, di realizzare un laboratorio cinematografico che desse la possibilità ai giovani da 15 ai 26 anni del nostro territorio
di cimentarsi e di partecipare a un percorso così significativo che nella nostra città non c'è mai stato. Adesso parliamo invece di sport, un appuntamento fra i più amati per gli appassionati delle due ruote, la Casentino Bike, che è giunta alla 30ª edizione nel meraviglioso scenario del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Domenica 8 ottobre, appuntamento per gli appassionati di mountain bike. La Casentino Bike è arrivata alla 30ª edizione, un anniversario condiviso con il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, e per l'occasione la gara entrerà nel cuore del parco, su tracciati aperti in esclusiva per questa manifestazione, come il Sentiero dei Tedeschi e il Passaggio del Lupo. Tre i percorsi, il marathon da 64 km, la Gran Fondo da 54, ma c'è anche una non competitiva da 25 km, mentre nella giornata di sabato è prevista un'escursione in e-bike. Innanzitutto sono contento di accogliere ancora una volta l'amministrazione comunale di Bibbiena nella figura del sindaco Vagnoli e dell'assessore Nassini e l'organizzazione di questa splendida iniziativa che, pensate, è arrivata alla 30ª edizione. Quindi una sicura garanzia di storicità dell'iniziativa, che peraltro dimostra di rinnovarsi tutti gli anni. Quest'anno ci sono dei percorsi nuovi che addirittura permetteranno di entrare nel cuore del Parco delle Foreste Casentinesi. Quindi rendiamoci conto quanto è splendido poter passare in mountain bike per questa iniziativa, tant'è vero che ci sono circa 500 partecipanti e sono numeri notevoli, fa parte della Coppa Toscana, e in più possiamo dire che tutti arriveranno nel centro storico di Bibbiena, che, lasciatemi dire, è uno dei più belli della nostra provincia di Arezzo e di tutta la Toscana. La Casentino Bike è uno degli eventi sportivi di maggior successo e di punta di tutto il territorio casentinese, la nostra magnifica vallata nord della provincia di Arezzo, è un territorio magnifico dal punto di vista naturalistico e soprattutto un territorio dove la bicicletta, lo sport della bici sta andando molto bene, molto forte, anche perché il nostro è l'unico territorio in Toscana che ha visto completare tutta la ciclopista dell'Arno, quindi nel nostro territorio la famosa ciclopista che parte proprio dal Casentino, ovvero dalla sorgente dell'Arno, e deve arrivare a Marina di Pisa, nel nostro territorio è completa e quindi anche questo sta portando ad uno sviluppo importante di questa disciplina. La Casentino Bike con MTB Casentino è ormai una competizione storica nel nostro territorio, porta oltre 500 iscritti ogni anno. 30 anni significano essere ormai maturi e significa essere pronti anche a ospitare maggiori campioni rispetto al passato e a fare anche nuovi percorsi, come detto, all'interno del magnifico Parco Nazionale. La gara organizzata dalla MTB Casentino è una competizione storica che ha oltre 500 iscritti ogni anno. Devo dire che quest'anno per la trentesima anniversario della Casentino Bike abbiamo cercato con l'associazione appunto organizzatrice di coinvolgere più lati, come diceva, ovvero quello turistico oltre che sportivo ma anche culturale. In che modo? È il terzo anno che la Casentino Bike ha la propria partenza, il proprio arrivo dentro il centro storico di Bibbiena. Questo ci ha permesso di dare un'offerta anche partecipante che vadano oltre ovviamente un percorso meraviglioso all'interno dei nostri percorsi naturalistici del parco e non solo, ma anche poter promuovere i nostri musei, quello archeologico e quello della fotografia d'autore, e il nostro punto informativo, che per l'occasione organizzerà anche degli eventi collaterali per tutti gli accompagnatori dei partecipanti. Per noi è un appuntamento importantissimo, è un traguardo che sognavamo già da tempo e fortunatamente siamo riusciti ad arrivare a questo traguardo, cosa non da poco, perché manifestazioni importanti che reggono nel tempo, è un plauso a loro, che vuol dire che c'è una stabilità solida e duratura. Ed è tutto anche per questa edizione, l'appuntamento con Toscana Parlamento alla settimana prossima. Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento.